Buongiorno, come state? Tutto bene? Come è andato il weekend appena passato? Beh, intanto c'è stata la festa della mamma, quindi spero, auguro che abbiate festeggiato la vostra mamma, anche chi magari non ce l'ha più, insomma, aver avuto la possibilità di ricordarla in qualche modo. Io ho festeggiato, mi hanno festeggiato e tra l'altro ho anche camminato perché ieri c'era una manifestazione che era Strassa Bianca e quindi insomma con Blu Sbaldo e con le mie ragazze insomma sono andata anche a fare questa 6 km e poi insomma abbiamo festeggiato la festa della mamma. La mia mamma l'ho anche festeggiato, ho festeggiato tutti, anche mia suocera. Detto questo, veniamo a noi perché? Perché abbiamo il nostro appuntamento, no? Settimanale del martedì mattina e quindi volevo lanciare anche un po' un argomento. Così mi è venuto in mente un po' legato alle feste, quindi la festa della mamma, la festa che ci sarà poi qui a Savigliano la prossima settimana, quintessenza. Quindi questo mondo anche un po' etereo, fiabesco, sappiamo che le mamme insomma hanno sempre cercato, no, di raccontare favole, di raccontare storie, almeno io facevo così con le mie ragazze e ho detto perché non andare a cercare un artista, o meglio degli artisti che in qualche modo mettano le favole all'interno, insomma, delle loro produzioni. Ed ecco che tra i tanti artisti mi è venuto in mente lui. Lui è Angelo Branduardi, ma anche lui De André, che poi chissà che cosa avranno in comune. Beh, sicuramente il fatto che hanno, come vi dicevo, utilizzato la loro fantasia per raccontare delle fiabe, delle favole e metterle in musica. Ma De André ha raccontato anche quella che è un po' meno qui all'interno. Il brano scritto con Massimo Bubolo, ovvero il Fiume St. Creek, la canzone appunto del Fiume St. Creek, che è un tema che riguarda il massacro dei Pele Rossa avvenuto il 29 novembre del 1864. Quindi lui la vede un po' come se fosse un bambino, quindi con gli occhi di un bambino, e racconta appunto questo suo modo di vedere il massacro, ma secondo me è questo modo anche di mettere un po' in musica una fiaba, ma che poi in questo caso fiaba non è, ma è che è la storia, quindi insomma aiutarci anche a comprendere meglio i fatti che sono accaduti nella storia, magari attraverso appunto le canzoni. E perché invece Angelo Branduardi? Beh, lui è stato considerato da sempre un menestrello. Ha spaziato anche nella musica folk, ma anche un pochettino rock. A lui piaceva anche un po', il metal in qualche modo, un metal che riconducesse anche un po' al periodo fiabesco o alla parte celtica. Ed ecco che anche lui, insomma, ha messo in musica parecchi testi, soprattutto anche di autori russi, come ad esempio Le confessioni di un malandrino, che appunto è un testo tradotto di una poesia di un artista russo, ma poi ad esempio con La Fiera dell'Est, Il Signore di Bo, insomma con musiche diverse, ha cercato di raccontare anche un po' di storie per farci entrare in questo mondo fiabesco, ma che poi alla fine è anche un mondo che ci appartiene, no? Che quotidianamente insomma ci racconta quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Ecco perché insomma in qualche modo avevo piacere di prendere questi due artisti, magari ascolteremo anche qualche brano e sapere con voi quanto vi può piacere, insomma, ascoltare anche dei brani che raccontino in qualche modo delle fiabe, con musica anche un po' diversa, o quanto invece siete legati più alla canzone tradizionalista classica che parla di sentimenti, ma che non si ispira forse a qualcosa di etereo, ma a qualcosa di più reale. Fatemi sapere, intanto, come sempre, ci vediamo domani qui alle 9:30. Un bacio, ciao!